Pirati, corsari, bucanieri, ladri incalliti, anime disperate e avidi predoni si fanno strada tra le acque infestate dai loro vessilli neri. Immergetevi insieme a me nell'epoca d'oro della pirateria. Vi accompagnerò in un'avventura avvincente attraverso battaglie navali, tesori perduti e maledizioni antiche, mentre ci addentriamo nelle vite scelerate di coloro che hanno osato sfidare l'oceano. Io sono Michele Dinnella e questo è Pirati, vite fuori dagli schemi. Una serie originale prodotta in collaborazione con Podcast Italia Network e sponsorizzata dal canale Telegram Podcast Consigli di Ascolto, dove puoi trovare ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare. In alto, sul ponte, si erge una figura che sfida il vento e il mare con uno sguardo impertinente e con un ghigno lungo il viso, viaggiando in direzione ostinata e contraria. La linea dell'orizzonte, a metà tra il mare e il cielo, sembra quasi voler indietreggiare nella lotta, consapevole, forse, di cedere a un uomo che ha vinto la partita contro il proprio destino. Le onde lo accarezzano, il sole lo schiaffeggia, le nubi sembrano appollaiarsi sulle sue spalle. Eppure egli è saldo al timone, fermo nel ruolo che ha forgiato e pronto a salpare ancora. L'acqua salmastra impregna i suoi abiti e il suo volto, i vestiti chiaramente turchesi, ma il volto decisamente no. Porta i segni di una vita in mare, i tratti dipinti dal sole sulla sua pelle, come pennellate sul quadro del suo mestiere. Tuttavia, nonostante l'abbigliamento e nonostante la galea con la bandiera a mezzaluna sotto il suo comando, quell'uomo è un europeo di nascita e di battesimo, un genovese nato a Messina, noto fino a pochi anni prima come Scipione Cicala, terzo figlio del visconte Vittorio Cicala e della nobile Lucrezia. Adesso però, brandendo le armi turche, rivolgendo lo sguardo verso la Mecca e non più verso il Vaticano, sottomesso alla volontà del sultano, si fa chiamare Sigalazadeh Yusuf Sinan, o meglio Sinan Capudan Pasha, corsaro al servizio della sublime porta. Uno scandalo, dicevano, un'onta immonda, un peccato capitale, un'ignominia. Eppure, Scipione Cicala e la sua scelta di Abiura non sono casi eccezionali, isolati o straordinari. Sono forse 300.000 le persone tra il XVI e il XVII secolo e migliaia di altre nel XVIII che hanno abbracciato la fede turca, convertendosi all'Islam e stabilendosi nei paesi islamizzati dell'impero ottomano o dei suoi stati vassalli. Europei dell'est e dell'ovest, abitanti delle coste o dell'entroterra, molti scelsero la conversione per varie ragioni: riscatto da uno stato di schiavitù o prigionia, fascino dell'avventura per i viaggiatori, brama di guadagno per i lavoratori specializzati, persino una vertigine dell'apostasia per alcuni membri del clero. Se il 500 del vecchio continente fu il secolo della grande crisi della cristianità, del Concilio di Trento e delle violente persecuzioni che si diffusero come una piaga, la relativa tolleranza religiosa ottomana fu vista come una possibilità di vita migliore. Nei confini della sublime porta, purché si paghi un tributo al sultano, si ha la libertà di professare la fede che uno desidera.
Ma se si ambisce a una scalata che sia economica quanto soprattutto politica, allora la conversione diventa un fattore imprescindibile. La carriera che i convertiti riescono a costruire all'interno del tessuto sociale e amministrativo ottomano è straordinaria, tanto da scandalizzare, sconvolgere, intrigare le maggiori potenze europee dell'epoca. Ma per capire come si è arrivati a tutto questo, è necessario prendere un bel respiro e fare un passo, anzi un tuffo, indietro. Bisogna infatti tornare al 1453, quando la presa di Costantinopoli permise agli ottomani di affacciarsi per la prima volta sul Mar Mediterraneo. Un'immensa spugna che si è lentamente imbevuta di ogni conoscenza, dicevano loro, in cui transitavano merci, soldati e invenzioni. Durante il Cinquecento si assistette a un notevole sviluppo della cantieristica navale con la creazione di imbarcazioni tipiche della marineria mediterranea. Tra queste, la galea, con equipaggi numerosi ma capacità di stivaggio limitate, ideale per navigare lungo le coste con fondali bassi. Tuttavia, nel 600, la galea venne sostituita dal maestoso galeone, un'opera d'arte olandese della cantieristica navale atlantica. Fu proprio tra il 1606 e il 1609 che il coraggioso corsaro fiammingo Simon Simonsen, noto nel mondo turco come Danzer o Tanzer, condivise le sue conoscenze con i corsari barbareschi, insegnando loro l'arte di costruire grandi navi a chiglia profonda, ideali per affrontare le imprese oceaniche. La base di questa temibile flotta era situata a Gelibolu, o meglio la moderna Gallipoli, e di conseguenza il governatore della città svolgeva anche il ruolo di ammiraglio della flotta del sultano. Le origini dell'armata navale ottomana risalivano già al XIII secolo con il sultanato di Orkan. I marinai di origine cristiana che venivano ridotti in schiavitù obbedivano a tre ufficiali generali: il capitano Pascià o il grande ammiraglio, il Terzan Kijafi o primo viceammiraglio e il Terzan Agassi o secondo viceammiraglio. Ogni galera aveva poi i suoi ufficiali, tra cui il Beg o capitano, il Guardian Bafi o comito, responsabile delle ciurme, e il Reis, l'equivalente del timoniere. All'interno della marina ottomana spiccavano navigatori di grande valore, come il celebre Piri Reis, cartografo dell'epoca di Suleiman, noto come Misir Kaptani. Inoltre vi erano anche navigatori non musulmani, noti come rinnegati, che preferivano unirsi alla flotta turca solcando il Mediterraneo e razziando le navi nemiche, specialmente quelle della potente Spagna di re Carlo V e del suo successore Filippo II. Questi coraggiosi corsari barbareschi, inizialmente pirati indipendenti, decisero poi di unirsi sotto il servizio del sultano ottomano. Nel 500, nonostante la corona spagnola raggiungesse il culmine della sua potenza politica e militare, le coste iberiche erano spesso teatro di incursioni come queste. Paradossalmente, questo era dovuto alla presenza di diverse città corsare in Barberia, la regione nordafricana corrispondente all'attuale Maghreb. Lo stesso Miguel Cervantes, nella novella La sguattera illustre, menzionò Zahara, un paese nella provincia di Cadice, notando l'incertezza che incombeva sugli abitanti a causa delle incursioni corsare. Si tratta di conflitti che oggi definiremmo a bassa intensità,
E proprio per questa caratteristica, gli storici sembrano non aver dato loro sufficiente importanza, relegandoli spesso a mere note marginali nei manuali di storia. Tuttavia, il cronista cinquecentesco Francisco López de Gomara aveva una visione diversa e scrisse, proprio in quel periodo, «Meno sangue spagnolo versarono gli arabi nella distruzione di tutta la Spagna, quando con la forza delle armi la conquistarono, piuttosto che i corsari dei nostri tempi, tempi tristi che ci hanno sottratto ai nostri mari. Più prigionieri e schiavi hanno preso dalla nostra Spagna i corsari, da 50 anni a questa parte, che negli 800 anni precedenti. Nel vasto panorama delle città nordafricane coinvolte con i pirati, una in particolare risalta per la sua potenza e temibilità. Algeri, fulcro principale della corsa barbaresca per quasi 3 secoli. Questa città non solo accolse un gran numero di corsari, ma forgiò anche un modello di società che ancora oggi affascina la musica e la letteratura occidentale. L'epopea di Algeri si dipinge come quella di una società solidale. Durante il Ramadan, al calar del sole, i ricchi portavano cibi prelibati dalle loro mense per offrirli ai più bisognosi nelle strade, mentre la festa imperversava. Nonostante gli abusi e le discriminazioni verso i cristiani non convertiti, i rinnegati godettero di uno status superiore persino a quello degli autoctoni, ovvero i Mori d'Arabia. Alcuni di loro divennero persino ammiragli, come Ivan Dirk de Veenboer, il corsaro olandese che assunse il nome di Suleiman Rais e divenne il comandante del porto di Algeri, o Simon Dansker, conosciuto anche come Simon Rais, anch'esso di origine olandese. L'inizio di tutto risale al 1516, quando, alla morte di Ferdinando il Cattolico, l'emiro di Algeri cercò aiuto da Aruy Barbarossa, un temibile pirata di origine greco-turca che da anni dominava il Mediterraneo occidentale. L'obiettivo era liberarsi della sottomissione alla corona spagnola. Barbarossa non era un semplice corsaro, comandava una possente flotta e aveva già compiuto numerose imprese, tra cui l'acquisizione di una delle galee di Papa Giulio II, presso l'isola d'Elba, nel 1504. Arrivato ad Algeri, Aruy non solo scacciò gli spagnoli, ma pose fine al regno dell'emiro. Alcuni affermano addirittura che lo uccise con le sue stesse mani, e con l'aiuto di suo fratello si impadronì della città. In tal modo, Barbarossa divenne il governatore dell'Algeria, su volontà del sultano Selim I. Tra le sue gesta più celebri si ricordano le incursioni a Reggio Calabria in Sicilia, nonché la vittoriosa battaglia di Prevesa nel 1538, in cui superò addirittura l'ammiraglio genovese Andrea Doria. Il successo ottenuto da questo corsaro portò Solimano il Magnifico a richiamarlo a Costantinopoli, dove lo nominò Capudan Pascià. Questa è la prova di come l'impero ottomano era caratterizzato da una notevole mobilità sociale, tanto che molti uomini di umili origini raggiunsero posizioni di potere. Tra il XVI e il XVIII secolo, gran parte della ricchezza marittima dell'impero derivò dalla presenza di numerosi rinnegati cristiani, che praticavano la guerra di corsa in nome del sultano, spesso senza neanche adottare la fede islamica. Molti di questi rinnegati erano stati catturati da giovani durante le spedizioni degli schiavisti barbareschi, mentre altri preferirono abbracciare una vita da avventurieri e da spadaccini in terre straniere, rifiutando di conformarsi ai dettami della società europea. Un altro esempio straordinario di questa mobilità sociale nel Cinquecento
è quello di Ulucciali, anche noto come Uccialì, il cui nome significa Ali il rinnegato. Di origine calabrese, con un'umile discendenza, fu catturato sulle coste italiane dal comandante Dragut e costretto a remare sulla sua galea per molti anni. Un giorno, in una discussione con un altro schiavo cristiano, ricevette uno schiaffo che lo spinse alla disperazione e decise così di diventare finalmente turco. Espresse il suo desiderio al padrone e cercò di essere accettato nella nuova fede. Tuttavia, a causa della sua malattia e inutilità come schiavo, gli fu concesso un breve periodo di tempo per riflettere sulla sua decisione. Finalmente, però, dopo intense preghiere e innumerevoli proteste, fu accolto nella fede turca, ma non ancora liberato dal remo. Nel 1568 Selim II, figlio del magnifico sultano Solimano, lo nominò Beylerbey di Algeri. Mettendo la sua abilità al servizio del sultano, Uccialì divenne protagonista di numerose spedizioni, dalla conquista di Tripoli nel 1551 all'assedio di Malta nel 1565 e infine al conflitto con la Santa Lega nella storica battaglia di Lepanto del 1571. Quest'ultima fu la madre delle battaglie tra il cristianesimo cattolico e l'Islam, e il rinnegato calabrese si distinse comandando il corno destro e fronteggiando niente di meno che il nobile genovese Gianandrea Doria. E così, finalmente, il cerchio si chiude, riportandoci al punto di partenza, ovvero al personaggio di Sinan Capudan Pascià, reso celebre dalla canzone di Fabrizio De André. Il lavoro svolto da De André per raccontare la storia di Sinan Capudan Pascià è indiscutibilmente eccellente. La canzone, attraverso toni di vulgata, narra un evento realmente accaduto e un personaggio realmente esistito, ovvero quello di Sinan Capudan Pascià. Il suo non è sicuramente l'unico personaggio ad essere stato coinvolto nell'arte dell'opportunismo, almeno per quanto riguarda la versione di Faber, ma bisogna considerare cosa può passare nella mente di un bambino messo di fronte all'alternativa tra conversione all'Islam o la morte, come accadde a Sinan quando fu catturato dagli ottomani durante la battaglia di Gerba molti anni prima. Il vero nome di quest'uomo, come abbiamo detto, era Scipione Cicala e la sua vita ebbe una straordinaria evoluzione. Suo padre, il visconte Cicala, si era distinto come capitano al servizio dei Doria, originario anche lui di Genova. Si narra che sua madre potesse essere una musulmana montenegrina di Castelnuovo, ma le fonti storiche non concordano completamente su questo punto. In ogni caso, nel 1560, sia il visconte che suo figlio Scipione furono catturati dalla marina ottomana mentre navigavano dalla Egadi verso la Spagna, partendo dalla Sicilia. Subito dopo la cattura, furono portati prima a Tripoli e poi a Istanbul, nel cuore dell'impero ottomano. Il visconte riuscì a riscattarsi e, dopo aver vissuto per un periodo a Beyoglu, tornò a Messina, dove trascorse i suoi ultimi giorni, spirando nel 1564. Tuttavia, il destino di suo figlio Scipione fu molto diverso e molto meno fortunato, almeno all'inizio. Quest'ultimo, infatti, incapace di ricomprare la sua libertà attraverso un riscatto, si ritrovò di fronte ad un'ardua decisione. Da un lato, essere condannato a morte. Dall'altro, essere costretto a diventare uno schiavo sui banchi delle galere ottomane. Tuttavia, venne presentata un'alternativa ancora più sorprendente al ragazzino: abbandonare la sua fede cristiana e convertirsi all'Islam, diventando così parte del prestigioso corpo dei giannizzeri,
noti anche come nuovi soldati. Scipione Cicala, affrontando questa scelta estrema, decise di abbracciare l'Islam, come richiesto, e iniziò il suo cammino come membro di questa rinomata forza militare ottomana. In breve tempo divenne dapprima Silantar, la guardia del corpo personale del sultano Solimano il Magnifico, e in seguito Aggia, il comandante capo dei giannizzeri, dal 1575 al 1578. Soltanto pochi anni dopo fu nominato governatore generale della città di Van e successivamente divenne visir della fortezza armena di Erevan. Grazie alla sua determinazione e alla sua abilità militare, vinse numerose battaglie per conto dell'impero ottomano e nel 1590 fu nominato Capudan Pascià, il grande ammiraglio della flotta ottomana, un titolo che trasse dall'italiano capitano. Sinan decise di aggiungere al suo titolo la denominazione di genovese, testimoniando senza alcun dubbio le sue vere origini, poiché il suo nome ottomano per Genova, Sina, deriva direttamente da Zena, come la chiamano ancora oggi i suoi abitanti. La colonia genovese a Costantinopoli, infatti, esisteva da tempi antichi, stabilendosi nel quartiere di Galata. Le abilità militari di Scipione primeggiavano nonostante le opinioni altrui. Condusse la flotta ottomana come corsaro in diverse incursioni contro la Calabria tra il 1594 e il 1595. Città come Soverato, Cirò Marina e Reggio vennero devastate dal fuoco della sua spada. Fu persino Gran Visir, ma il suo ruolo durò soltanto 40 giorni a causa della fermezza nei confronti dei soldati ottomani e dei tartari di Crimea, che gli costò il posto, ma fortunatamente non la vita. La sua morte, però, avvenne comunque pochi anni dopo, nel 1605, in maniera rocambolesca, durante una ritirata in una delle numerose battaglie delle guerre tra gli ottomani e i persiani dell'epoca. Il quartiere di Istanbul, chiamato Gacaloglu, uno dei nomi turchi di Scipione Cicala, prese il suo nome e ancora oggi persiste. Questa zona è stata a lungo conosciuta come una sorta di Fleet Street, essendo sede di numerosi giornali e pubblicazioni, e di conseguenza il cuore della stampa turca. Scipione Cicala costruì un palazzo e un bagno turco nel quartiere, che fu poi ricostruito nel 1741 e ancora oggi si può ammirare così com'è. Quello di Sinan Capudan Pascià è un personaggio che sfugge al semplice giudizio di opportunista. Dobbiamo infatti considerare che i casi di conversione forzata erano abbastanza comuni in quel periodo, e lo abbiamo visto. Ad esempio, predecessore di Sinan Capudan Pascià, come grande ammiraglio della flotta ottomana, era un certo Kayr al-Din, meglio noto come il pirata Barbarossa. Un greco che all'inizio del XVI secolo fece del Mar Mediterraneo poco più che uno stagno al servizio dei turchi. Ma quella del Cicala, almeno per noi, rimane tra tutte la storia più affascinante. Forse, anzi, probabilmente anche grazie al testo della canzone di Fabrizio De André, che con questo ritornello renderà le sue gesta e la sua leggenda immortali. In mezzo al mare c'è un pesce tondo che quando vede le brutte va sul fondo. In mezzo al mare c'è un pesce palla che quando vede le belle viene a galla. E mentre l'ultima nota della sua epopea giunge al crepuscolo dei tempi, il quartiere di Istanbul che porta il suo nome continua e continuerà a raccontare la leggenda di un uomo che dalla sua umile origine salì fino alle vette del potere
e della gloria. Hai ascoltato Pirati, vite fuori dagli schemi. Una serie originale targata Podcast Italia Network e sponsorizzata dal canale Telegram Podcast Consigli di Ascolto. Visita il link in descrizione per scoprire ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare in Italia. Voce e testi di Michele Dinnella. Alla produzione Matteo Ranzi. Al sound design Federico Slaviero e Stripe Studio. Io sono Michele Dinnella e come sempre ti aspetto per la prossima puntata.